serve, soprattutto considerando anche che Braithwaite è un giocatore discreto, ma non possiamo fare affidamento su di lui a lungo andare, soprattutto in Champions. Non ti puoi presentare con l'alternativa in panchina, il tuo 9 è Braithwaite. Sono d'accordo con Giussi. No, Alberto. Evidentemente il problema è che se no non hai i soldi per comprare, devi tenere questi calciatori, non hai alternativa. Esattamente. Allora, prima di lasciare laggiù, sì, noi diamo il benvenuto a Pietro Locatelli. Ah, vabbè, ma tu guarda, copi il Leonetti. Ciao Pietro, come va? Ciao, ciao a tutti. Da via la pelotita, Pietro Locatelli. Esattamente, esattamente. Allora, prima di salutare Giusy, e Pietro brevemente ci dice un po' l'inizio della pretemporada del Barça B, quello che sta succedendo anche alle squadre della Masia. Io volevo capire un attimo, il Barça ha dato via tre giocatori del Barça B, no Pietro? Sì. Chi ha dato via? Perché poi, visto che c'è Giussi che può confermare o no e anche commentare questi tre giocatori che sono stati dati via. È solo Bonciu, che è stato dato al Girona. Cuenca è stato dato al Villarreal. Villarreal. E Hakimi all'Almeria. E Hakimi all'Almeria. Giussi, ma c'è possibilità che questi giocatori possano tornare o stiamo a livello che l'abbiamo dati? Buonanotte ai suonatori, come si dice da queste parti. Vabbè, a parte Cuenca che a titolo definitivo, Hakimi e Cuenca a Monchu, titolo definitivo, quindi non abbiamo possibilità di recompra. No, mi sembra di no. no, no, la Non mia è No, mi sembra credo. di no. Mi sembra di Ok. no. Non, su questo non sono E a sicura. titolo Però definitivo. Monchu e Hakimi c'è il forte rischio di perderli perché c'è inserita nel loro contratto il riscatto per le squadre. È un prestito secco, ma hanno il riscatto fissato a 22 partite. Hakimi non so se nell'Almeria riesce a farle. Monchu sicuramente, appena arrivato, dopo 2 giorni, subito titolare nel Girona. Ed è stato anche il migliore. Eccola, ma certo, ma tu pensi che il Girona, che è di proprietà del Manchester City, dove ci lavora sicuramente anche Soriano e Chiki, Beghiristain si fa mettere l'anello al naso da Planas e Bartomeu? Ma per favore, Planas e Bartomeu, veramente, appena hanno visto quei quattro baiocchi che gli davano, si sono subito presi. Va bene, va bene, va Vabbè. bene. Giusy, noi ti salutiamo, ti auguriamo una Purtroppo, buona serata. ma sì, purtroppo questi stanno a fare qualunque cosa, stanno a Certo, fare i salti ma mortali per non mettere soldi da tasca loro. Giussi l'ha detto, adesso la partita, quando chiude il mercato? Il 5, domenica, no? Il Domenica è 5, 5, sì. domenica è 5, aiutatemi. No, è Forse lunedì? Lunedì. lunedì 5, da martedì Lunedì. 6 vedrete che l'obiettivo di questa giunta sarà quello di convincere i giocatori ad abbassare, a dare di nuovo, no? Il Sì, contributo. Io voglio vedere quello che succede. Io voglio vedere quello che succede. sarà Io per forza. difficile Stavolta va perché poi perché. Bartomeu deve parlare col capitano, con Ah, Messi. e che non è neanche lo guarda in faccia. Neanche lo guarda in faccia il Leo. Va bene. Tutto entro il 25 ottobre, che c'è l'assemblea dei Ci soci divertiremo. compromissari. Esatto, che deve approvare o no la previsione di bilancio. Vogliamo proprio Vogliamo vedere. vedere che Va succede. bene, noi Ok. salutiamo Giussi, andiamo verso la fine di questo programma. Ciao. La Giussi ritroviamo giovedì sera vediamo Giussi quello che accade anche nell'attualità. Può succedere che dobbiamo commentare, speriamo di commentare l'arrivo di Sergiño Dest, Sì, magari magari di. domani, mercoledì il Barcellona chiude 2 o 3 colpi. Esattamente, noi siamo qui Speriamo. a. Esatto, e noi siamo qui O a la troviamo commentare. sulla cima del Vesuvio. No, lì c'è il petisso Ah, sulla c'è cima del una Vesuvio. cura, Buona Giussi. cura sulla cima del Vesuvio. Certo. Laggiù si sta, lascia perdere. Allora, va bene. Allora, Giussi, dai, noi ti salutiamo. Ti do appuntamento sicuro giovedì sul post. Anzi, preparatevi, perché se il duo Cecchini De Serio
riesce a organizzarsi l'angolo del culer, dei culers, beh, noi dobbiamo, loro andranno in onda immediatamente dopo il sorteggio di Champions. E quindi Giussi, preparati giovedì, non prendere impegni, giovedì è una giornata complicata, eh? È una giornata piena. Sorteggio di Champions. Poi abbiamo la partita col Celta Vigo, ma prima c'è anche la partita del Barça Basket contro il CSKA Mosca in Eurolega, insomma, è pienissimo. E Comunque, poi giù se che tempo in casa. Giussi si chiude in casa, anche perché la Giussi era pure da fare, c'era da scrivere tanti articoli per totoblaugrana.com. Chi la vuole leggere vada su totoblaugrana.com. Pietro, è vero, tu la leggi tutti i giorni la Giussi, è vero, Certo. certo, in qualsiasi Sì. momento il Pere si fa un tè e se lo con i biscottini si rinzuppa, si legge gli articoli della Giussi tranquillo. Come? È il tea time. Il Tea Time, il Titanic, Nord Tea Time. Vabbè, È il più grande lettore che hai, Giuseppe. esattamente, legge 4-5 volte l'articolo lì, uno dietro l'altro. Giussi, ciao, buona serata. Ciao, Ciao, buona Giuseppe. serata. Ciao. Allora, con Pietro, per chiudere, andiamo a conoscenza di quello che accadrà, che tutti ci siamo chiesti in queste settimane, ma il Barça ha ripreso a giocare pretemporata, ha fatto la prima partita col Villarreal, ma il Barça B che fine ha fatto? Il Barça B deve cominciare anche lei la temporata che comincerà il 18 di ottobre. Ha fatto gli allenamenti, ha fatto dei primi allenamenti, ha fatto tutti i controlli, diciamo, sanitari per entrare alla città deportiva, che è accessibile solo allo staff e ai giocatori. Perché al pubblico è chiusa, nessuno ci può entrare. Ha fatto degli allenamenti, ha fatto anche la partita amichevole con l'Escalà, che ha vinto brillantemente 5-0. Una buona partita, speriamo che quest'anno vada meglio dell'anno scorso. Certo, questa è veramente importante perché andare meglio nello scopo. Senti, sta brillando un giocatorino che è questo brasiliano. Dici un po', Tô Brazuca. Ho letto prima il nome, adesso mi è sfuggito il nome. Gustavo Maia. Gustavo Maia, ecco, sì. No, l'ho visto giocare, è molto bravo, diciamo, molto promettente. Vediamo se continua, diciamo, del progresso, e vediamo cosa succede nel proseguo, diciamo. Anche il resto del formativo, diciamo, sta ancora facendo allenamenti e amichevoli, comincerà da novembre gli altri. Allora, ecco, adesso dovrebbe. Dico, Pietro, hai sentito Alberto? No, no. Allora, vai, È Pietro. perito, dicono, parlano di Joaquín Ceballos, che è un attaccante uruguaiano, che dice che non conta, dice, per il Girona e potrebbe finire nel Barça B. Potrebbe andare, che non sta giocando al Girona, potrebbe venire al Barça. Per un uruguaio, È vediamo. un charrua. Ciarrua, Al vediamo un po' se. Esatto. Intanto stiamo vedendo delle immagini Sì, di no, Gustavo contro le scalate, pretemporanea. sì, la pretemporanea, sì. Esatto. Senti Pietro, per chiudere, invece l'altra parte della cantera della Masia, com'è la Allora, situazione? l'altra parte della Quando Masia, diciamo, riprenderanno? allora il formativo, diciamo,
dal cadete A e giù comincerà dall'11 ottobre. Invece lo juvenile, i due juvenili cominciano a novembre. Ah, ho capito. Perfetto, perfetto, perfetto. Va bene, quindi Adesso stanno questo è facendo allenamenti e hanno fatto delle amichevoli che hanno vinto, diciamo, tutte le squadre hanno vinto largamente, diciamo, hanno vinto largamente e contigo, diciamo, adesso sono solo, diciamo, allenamento e partite e partitelle. Però ovviamente sono tutte a porte chiuse anche lì. Tutte a porte chiuse. Allora, per chiudere, un tuo commento sulla partita di ieri sera del Barça. A me la partita di ieri sera è piaciuta. Ovviamente mi è piaciuto molto l'atteggiamento che ha messo Ansu Fati nel proporsi e nel fare i due gol, diciamo. È stato molto, molto bravo, diciamo, a mettersi in luce, diciamo. Anch'io come Giuseppe, come Cavello, diciamo, aspetterei la fine stagione per criticare Griezmann, perché secondo me può trovare, senza Suarez, può trovare la sua posizione. Io, come tu pensai, nell'arco della stagione, nelle partite, diciamo, non diciamo clou, farei giocare di più i canterani, diciamo, giusto per dargli l'occasione di mettersi in mostra, come hanno fatto per Ansu Fati, puoi farlo anche per gli altri. Certo. Prima di dire che non sono da prima squadra, io gli dai l'opportunità. Indubbiamente, Pietro, indubbiamente, indubbiamente. Va bene, allora, noi ti ringraziamo appena comunque rientrerà il Barça B che esordisce, se non mi sbaglio, se non mi sbaglio, dovrebbe cominciare la settimana prossima il campionato del Barça B. Se non mi sbaglio, Adesso te lo vado a vedere. andiamolo un po' a cercare, perché noi siamo preparati sulla no, però abbiamo pensato giustamente che di sapere quando va a giocare il Barça B. No, il 18, guardate, ecco perché è una data molto lontana ancora, il 18 ottobre con l'Astic Tarragona. Sei bravissimo. Ci abbiamo tempo per commentarlo e quindi grazie Pietro di essere stato con noi, di darci queste informazioni in questo nuovo format di Radio Barça Italia Mi live. piace molto, eh. Mi Ti piace, lo piace so, ti molto. piace. E un saluto a Via la Pelotitas. Abbiamo esplodito. Va bene, ciao Comunque Pietro. io Ciao Pietro. continuo a seguirvi. Come? Dalla regia vi continuo a seguire. Certo, Ok, certo, come. certo. Ok, Grazie grazie Pietro, Pietro. buona Ciao, serata. ciao. Ciao, buona serata. Allora Alberto, prima di chiudere mettiamo sia Ansu Fati che Koeman, perché Ansu Fati parla del post partita, man of the match ieri, miglior giocatore della partita, e poi ovviamente Koeman che parla di Ansu Fati e dice che merita di essere evidenziata la sua prestazione e dice anche che ha davanti a sé un grande futuro, Ansu Fati. Andiamo a sentire prima Ansu. Come dico io, dale, nene, vamo. Dale, nene, vamo. Bueno, aún poco a poco, ¿no? Porque estoy jugando con los mejores y la verdad que cada partido y cada oportunidad que tenga lo intento afrontar con la máxima ilusión posible. La sensació que hem tingut al partit és que des del primer gol, al segon, després forces al penal, que t'has anat sentint amb més confiança a mesura que passaven els minuts. Tu també tenies aquesta sensació que has anat millorant i que amb el pas dels minuts et senties capaç de tot? Sí, la verdad que cuando un delantero mete siempre pues le entra gana de más y la verdad que sí. Explica'ns l'acció del primer gol, perquè no t'ho has pensat dues vegades. Un xut de primeres no és fàcil. Sí, bueno, la verdad que el pase de Jordi también es muy bueno y solo tenía que acompañarlo ni tanta potencia y la verdad que muy bien, sí.
I et faig una última pregunta per acabar en clau col·lectiva.